Luigi, buongiorno. Ciao belli, ciao. Baci a tutti. Come va? Bene, grazie. Tutti intorno a te. Pure ricamata la mascherina, però devo dire che classe, ragazzi. Allora, sì, ricamiamo un po' questo periodo. Un po' difficile. Si chiude un guaio, non se ne apre un altro. Esatto. Allora, le stelle fanno quello che possono. Devo dire che qui sono tanti anni che sto, Michele lo sa, e ogni tanto è capitato, per terremoti, per pandemie, eccetera, di fare l'oroscopo e di sentirsi, non dico un pochino in imbarazzo, ma comunque di pensare, devo portare della speranza, devo portare qualcosa di bello, e io ci provo, però guardate che in certi momenti è molto difficile. A chi lo dici? Esatto. Vabbè, comunque noi siamo qui per divertirci nei limiti del possibile. Forse un segno zodiacale che questa settimana sarà un po' più teso è il segno del leone, lo metto in fondo alla classifica, perché ricordiamo che ci sono delle piccole contrarietà planetarie. Allora, c'è anche da dire una cosa, se vi interessate di astrologia, so che tanti lo fanno adesso, non guardate solo le posizioni dei pianeti, come sono disposte rispetto ad un segno, guardiamo anche la rivoluzione lunare solare. Voi sapete che secondo l'astrologia, che si occupa un po' della vita giornaliera, conta anche l'ascendente, che di solito si pone nello stesso segno solare, e poi bisogna vedere dove si trovano i pianeti, come se si facesse un oroscopo nuovo. E allora il leone in questo momento ha delle piccole contrarietà, secondo me si trova in una condizione molto particolare, cioè deve lottare per ottenere delle cose e con ogni probabilità fatica un po' di più. Questo limita la vita dei leoni? No, però lunedì e martedì è probabile che ci sia qualche contrarietà. Vorrei ricordare anche allo scorpione, 11° posto, che avere questa Venere un po' strana anche nel settore della famiglia, della casa, è un po' complicato. Cosa vuol dire? Che è probabile che ci siano dei nati scorpioni, magari anche in maniera positiva, che devono predisporsi per fare delle scelte che riguardano la famiglia, oppure delle trasformazioni, dei cambiamenti. Quindi questo è un momento in cui pesa un po' di più fare delle cose, soprattutto sempre lunedì e martedì, perché avremo una luna dissonante. Al 10° posto il Capricorno, periodo di riflessione per questo segno zodiacale. Secondo me avete qualche cosa in pentola, che bolle in pentola, però non vedete l'ora che vi dicano sì, questo lo puoi fare, no, questo non lo puoi fare. Sapete che il Capricorno vive di certezze, vive di chiarezza. Ieri, proprio su Rai 2, c'è una bellissima trasmissione che si chiama Belve, Vedevo Monica Guerritore, ho visto l'intervista con Monica Guerritore, io riguardo tutto su Rai Play, andate. E lei è Capricorno proprio tosta, e il Capricorno vuole avere le idee chiare, vuole sapere tutto quello che c'è adesso e tutto quello che si potrà fare, consapevole delle cose che può e sa fare e anche di quelle che non può e non sa fare. Ecco, forse in questo momento il Capricorno vuole chiarezza. Poi vi spiego meglio, 9° posto per il segno zodiacale del Toro. Beh, c'è questa situazione da chiarire un po' a livello fisico, io approfitto di quello che vedo, però in generale anche in famiglia. Per esempio, se voi siete molto carini con una persona che non è carina con voi, se voi volete in qualche modo colpire una persona a livello affettivo, ma questa persona è distratta oppure dà per scontato tante cose, potreste innervosirvi. Il Toro quando ama lo fa lungamente, lo fa nel tempo, poi chiaro, tutti cambiano, adesso non si fanno più i tori di una volta, adesso anche il Toro magari ogni tanto scivola in qualche distrazione, però di solito è longevo, virgolette, nei suoi rapporti sentimentali, li tiene a lungo. Comunque proprio bravo Paolo Fox, devo dire, ci azzecca un sacco di cose. Grazie. Che è sul mio Toro, devo grazie, dire. Grazie, sono un po' carina, grazie mille. Quindi questo è un momento in cui proprio perché voi siete così consapevoli e determinati di un amore, cioè o lo iniziate o non lo iniziate, ci sono delle persone che magari potrebbero pensare, beh, tanto sta lì. No, il Toro è governato da Venere. Venere è passione, sentimento, estetica, forma. E allora, a proposito, visto che domani è la festa della donna, perché non cerchiamo di, soprattutto se qualcuno è stato trascurato, ritrovare un po' di feeling? Andiamo avanti, che oggi il tempo è stretto, 8° posto vergine. Mazza, sono diventato un automa. Un po' posto vergine.
No, voi state a posto con la coscienza e con gli altri, ma sono gli altri che non sono a posto con voi. Allora io mi diverto. Fa parte dello stipendio. Ecco, appunto, bravo. Cioè, qui c'è una consapevolezza che la Vergine ha, bellissima, perché altri avrebbero buttato tutto all'aria, che è molto importante fare delle scelte rigorose. Quindi c'è una realtà, diciamo, la realtà delle leggi e la realtà della mente. Le due cose devono andare a braccetto, quindi se ci sono delle regole che dovete rispettare, le rispetterete, ma probabilmente ob torto collo, insomma, cercherete di fare delle cose mediando. Questo vale anche per i sentimenti. Al settimo posto il segno zodiacale dei pesci. A parte le giornate attorno a giovedì, devo dire che questa è una settimana importante, tra l'altro avrete anche delle buone risorse. Avete trovato la persona giusta da amare? Io mi auguro di sì, cancellate vecchi ricordi negativi. Al sesto posto il Sagittario. Dovete iniziare a pensare a quello che farete soprattutto da maggio, perché a maggio ci sarà un cambiamento, vedete che ne parlo spesso, dal 10 di maggio, che porterà per voi delle novità, però bisogna lavorarci per tempo. Un altro segno in rimonta è il Cancro, quinto posto, e anche se ogni tanto siete un po' turbolenti, vivete delle emozioni particolari, in amore gli ultimi sei mesi sono stati un po' offuscati, ma pare che qualcosa recuperi. E al quarto posto i Gemelli, perché le soluzioni che trovate in questo momento sono tante. E tra l'altro vi posso dire che ci saranno delle giornate molto interessanti come quelle attorno a giovedì. E poi al terzo posto la Bilancia. Attenzione, perché la Bilancia è un po' come il Toro, governati da Venere. Voi amate molto la forma, la costanza, ma nessuno deve pensare che voi siete pappe molle. No, no, quando vi arrabbiate diventate piuttosto nervosetti. Cercate una soluzione magari nel weekend se ci sono delle tensioni in casa o altrove. Al secondo posto l'Ariete, perché credo che in questo momento con Venere e Marte favorevoli non solo siete più forti, ma addirittura avete grandi progetti, sempre, anche e soprattutto per la seconda parte dell'anno. E chiudo in bellezza con il segno dell'Acquario, perché è veramente un grande cielo, abbiamo Venere, Marte, Mercurio e Giove favorevoli. Solo oggi e domani un po' di stanchezza fisica, ogni tanto l'Acquario non dorme per pensare a quello che deve fare il giorno dopo. Bravo. Magari ogni tanto è pure distratto, quindi attenti a dove mettete i piedi, però per il resto posso dire che anche il weekend sarà importante. Wow, bene, siamo felici di questo oroscopo, anche bravo, per l'Acquario. Certo. Professore, ho indovinato tutto, eh? Tutto. Diciamoci la soprattutto verità, il fatto che dormo poco. Per esatto, hai messo molto sotto sì. stress per seguire la qualità sì, e noi ne prendiamo atto. Grazie, è vero. Grazie. Va bene, Paolo, ci rivediamo domani, stessa ora.